Allora, oggi parliamo, nel ciclo dei nostri webinar, oggi abbiamo pensato di parlare degli infortuni sul lavoro che devono essere contestualizzati come un qualcosa che non è per nulla raro. Purtroppo, oggi come oggi, lavorare è pericoloso, ma non lo è esclusivamente nelle aziende produttive, sui cantieri edili o in situazioni di particolare o negli altiforni. È pericoloso anche lavorare in un ufficio come quello che può essere un ufficio di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, è pericoloso lavorare anche in un'agenzia assicurativa, è pericoloso anche lavorare in un ufficio. Il rischio che si può avere in un ufficio è sicuramente inferiore rispetto a quello che si può avere su un cantiere edile, ma non è da sottovalutare, tant'è vero che la normativa, che è il testo unico sulla sicurezza, l'8108, prevede appunto che qualsiasi attività, nel momento in cui assume un dipendente, debba avere un documento di valutazione dei rischi e fare i corsi per far sì che il dipendente entro brevissimo tempo, cioè subito, faccio i corsi sulla sicurezza. Quindi non fa differenza tra aziende produttive, aziende di servizi, aziende edili, aziende manifatturiere, aziende alimentari. Chiunque si sottoponga a venga assunto, deve sottoporsi a dei corsi di formazione sui rischi collegati a quel tipo di lavoro specifico. Quindi c'è una formazione generica e una formazione specifica. Tenete presente che nella legislazione italiana ci sono pochissimi e rari casi di assicurazione obbligatoria. Possiamo parlare di assicurazione obbligatoria sulla circolazione dei veicoli, quindi quando si acquista un veicolo, si vuole guidare un veicolo, la normativa prevede che si debba avere obbligatoriamente un'assicurazione, cosa che invece, per esempio, l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione sugli infortuni, l'assicurazione sui rischi del padre di famiglia e tutte queste assicurazioni sono volontarie, cioè ognuno sceglie se stipularle o meno. Mentre quando si va a guidare la macchina, si deve per forza essere assicurati. Questo perché? Perché si è sempre configurato l'attività di guida di veicoli, visto che le normative nostre non sono sicuramente recenti, e alcune sono anche del periodo fascista, quando la circolazione dei veicoli era molto più scarsa e quando in mezzo alla locomozione era sicuramente diverso dal carretto dei cavalli, è stata inquadrata questa attività come un'attività particolarmente rischiosa che per ridurre il quale rischio era necessario comunque assicurarsi. Da lì in poi si è mantenuto questa prospettiva, per cui anche oggi, che la circolazione dei veicoli è qualcosa di estremamente normale e diffuso, comunque è prevista l'assicurazione. Questa premessa perché? Perché anche sul posto di lavoro è prevista l'assicurazione obbligatoria. E di qui anche il lavoro è visto come un'attività pericolosa. Quindi la guida dei veicoli può sembrare, come si può dire, possono sembrare visioni non più attuali, possono sembrare visioni un po' arcaiche, ma sia quando si parla di lavoro, sia quando si parla di circolazione dei veicoli, si inquadrano queste due attività come attività particolarmente rischiose. Quindi quando si assume un dipendente, non solo bisogna fargli fare i corsi sulla sicurezza generica e specifica, bisogna anche assicurarlo con l'INAIL. E infatti c'è l'Istituto Nazionale dell'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro che prevede apposta il pagamento da parte del datore di lavoro in busta paga di alcuni premi affinché possano essere assicurati dal rischio di infortunio sul lavoro. Però questo è per fare una contestualizzazione del tema. Se vogliamo, si può dire, arricchirla, vi butto lì un dato, ma statistiche dicono che in Lombardia, non nel Burundi, non nella Bassa Italia, non nei paesi dell'Est Europa,
ma in Lombardia possiamo dire che è la zona geografica europea con più alta intensità produttiva, PIL e tutto il resto. In Lombardia, in ogni azienda di media si commettono 50 reati al mese. Questa è una statistica recente. 50 reati al mese significa che le nostre aziende sono un insieme di persone che involontariamente, quindi per colpa, non per dolo, la colpa è un'attività, è un evento non voluto, il dolo invece è quando l'evento che succede, dannoso o illecito, è voluto, quindi per colpa, non volendo, si commettono questi reati. Le aziende non sono associazioni criminali, quindi non è un'associazione di stampo mafioso o un racket o l'andrangheta, eccetera. È solamente un'attività produttiva che sconta sia la difficoltà nelle relazioni fra le persone che la difficoltà nell'esercizio del lavoro, perché il lavoro è qualcosa di professionale. Pertanto, anche se rutinario, non è per nulla facile, sconta il fatto che possano succedere reati. Allora, prima di tutto direi, inquadriamo la nozione di infortunio. Va capito esattamente che la normativa, qui abbiamo fatto la fonte, Ministero del Lavoro, quindi sul sito del Ministero del Lavoro, quando si parla di infortunio sul lavoro, si intende ogni lesione originata in occasione del lavoro da causa violenta che determini la morte della persona o né meno né parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Quindi si va da scivolare in un ufficio perché si è appena lavato il pavimento, inciampare nel filo del computer in ufficio, tagliarsi con le forbici, con l'apri busta da lettere. Scivolare in bagno perché c'è dell'acqua per terra, lasciare un dito in una pressa, lasciare un braccio in un tornio, perdere, essere amputati di due, tre, poi avere un carico pendente che cade dall'alto e ci colpisce in testa. Entrare in una cisterna magari con dei fumi e rimanere parzialmente o totalmente annebbiato da questi fumi. Cioè, ci sono una serie di possibilità di infortunio enormi e gli infortuni in quei 50 reati al mese hanno una quota consistente, cioè l'evento infortunio o morte sul posto di lavoro non è così residuale. Poi ci sono tutta una serie di reati che magari oggi non interessano, ma per questo tema possono essere i reati di tipo fiscale, i reati di tipo informatico, i reati nelle relazioni con le persone, quindi nei rapporti fra le persone, i reati di tipo fallimentare, societario, cioè, ce ne sono tanti reati che si possono creare in un'azienda o in un ufficio, ma oggi quello che non interessa, di cui interessa parlare sono gli infortuni che comunque presuppongono una responsabilità del datore di lavoro, quindi responsabilità che poi vedremo si connota sia di aspetti civili, civilistici, quindi vuol dire risarcimento del danno, sia dal punto di vista penale, penalistico, cioè vuol dire che si va incontro a una potenziale condanna. Gli elementi integranti dell'infortunio sono quindi la lesione, la causa violenta e l'occasione del lavoro, perché quando si parla di lesione, si parla di infortuni che possono essere poi accertati o in pronto soccorso o dal medico di base del lavoro, con prognosi che possono essere di pochi giorni fino a superare il mese, 40 giorni, eccetera, eccetera. La causa violenta distingue l'infortunio dalla malattia, cioè infortunio è quello che succede per una causa violenta, per un momento, per l'occasione di un momento, mentre la malattia professionale è quella che deriva da una continuità di esposizione a un rischio professionale. Quindi si può, per chi lavora come noi negli uffici, ammalare di qualche malattia agli occhi, alla vista,
di avere una diminuzione del campo visivo, una difficoltà, eccetera, a chi lavora magari nelle ferriere, negli altiforni, eccetera, possono cominciare ad avere, o chi lavora ad esempio con l'azienda Eternit, hanno avuto diversi dipendenti con problemi di cancro, cancro sangue, cancro di diversi tipi, polmoni, proprio perché lavorare con l'Eternit aveva sottoposto queste persone a un rischio malattia. È ovvio che il tempo necessario per ammalarsi con questa esposizione è un tempo talmente lungo che non è congruo e coerente con l'occasione dell'infortunio, che invece è una causa violenta. Okay? L'occasione del lavoro vuol dire che io mi sono fatto male sul luogo di lavoro. Per luogo di lavoro si intende sia il luogo di lavoro, quello da contratto collettivo, sia il tragitto da casa verso il lavoro, sia dal lavoro verso casa, quindi quello di andata e quello di ritorno, si chiama rischio in itinere, lo vedremo poi dopo, sia il fatto che noi si sia a svolgere la nostra attività lavorativa presso un cliente, presso un fornitore o presso un'altra azienda. Quindi il fatto che noi durante l'orario lavorativo possiamo subire un infortunio, questo è un rischio che il datore di lavoro deve cercare di monitorare e di ridurre. Per darvi alcuni numeri, in Italia abbiamo avuto nell'anno 2021, questa fonte è l'INAIL, quindi chi è meglio dell'INAIL può sapere, poi sono quelli dichiarati infortuni, poi ci sono tanti infortuni che non vengono dichiarati. Vi racconto un aneddoto: un mio cliente aveva un'azienda di carpenteria e ovviamente col rumore, usavano i DPI, che sono, i DPI sono i dispositivi di protezione individuale, nello specifico i tappi per le orecchie, e quindi dipendente con dipendente erano distanti 2 metri l'uno dall'altro, ma quello dietro urlava quello davanti perché aveva bisogno di qualcosa da quello. Quello davanti ovviamente non lo sentiva perché fra il rumore del lavoro, fra i DPI che non permettevano, probabilmente non erano così performanti, non permettevano il passaggio della voce perché gli ultimi dispositivi invece attutiscono il rumore del lavoro, ma fanno passare più facilmente la voce perché permettono il dialogo fra le persone. Quello detto, per attirare l'attenzione, cosa ha preso? Ha preso un pezzettino di metallo che era rimasto dalla lavorazione e l'ha tirato a quello davanti come si potrebbe tirare una matita, una gomma. Se fossimo in un ufficio, purtroppo tirando questa cosa ha colpito l'operaio davanti proprio in testa, provocandogli un buco di 3-4 cm di profondità e qualche centimetro di larghezza. Sangue da tutte le parti. Il datore di lavoro ha preso il dipendente, gli ha cambiato gli abiti, l'ha messo in abiti civili. L'ha fatto accompagnare all'ospedale e gli ha chiesto di dire che era caduto sulle scale di casa. Okay. Queste sono aziende con le quali tutti noi lavoriamo, o tutti noi possiamo avere a che fare, non sono delinquenti, sono come si può dire, modalità non condivisibili di gestione di questi problemi. Sicuramente questo infortunio non appare nelle statistiche, quindi diciamo, come il nero non appare nel prodotto interno lordo, e la gestione in questo modo dell'infortunio non appare in questi dati, ma parliamo comunque di mezzo milione di infortuni all'anno, con un aumento dello 0,2%. Sono numeri grandi, comunque vuol dire tanti numeri. 1.221 morti sul luogo di lavoro, cioè persone che alla mattina andavano a lavorare e la sera non tornavano più a casa. E con un aumento delle patologie del più 22,8% e 55.000 persone. Col 2020, per esempio, c'è stata una diminuzione enorme degli infortuni in itinere derivato dal fatto che per i primi 6 mesi del 2020 erano ridotti i percorsi da casa dal lavoro a casa proprio per la pandemia, e quindi si è avuta una flessione molto alta di quel tipo di infortunio. Allora, a gennaio 2022 si sono registrati, gennaio, quindi nel solo mese di gennaio, 12.800
infortuni sul lavoro con un aumento rispetto al 2021 del 74,7%. Cioè sono dati preallarmanti. Se li normalizziamo con il dato della pre-pandemia, comunque siamo a più 40%. Questo mi dà l'assist, questa statistica, per dirvi che ci sono delle fasce di orari, ci sono dei momenti della settimana, ci sono dei momenti dell'anno in cui l'evento infortunio è molto più frequente. Quindi, sicuramente in azienda e al lavoro in ufficio, l'infortunio è molto più facile che avvenga o all'inizio dell'orario di lavoro o in prossimità della fine dell'orario di lavoro. Quindi ogni giorno, la mattina appena si inizia a lavorare e la sera quando si è prossimi a staccare dal lavoro, sono i momenti in cui è molto più facile farsi male sul posto di lavoro. La mattina, ovviamente, questo avviene perché non siamo ancora, non abbiamo ancora raggiunto il nostro ritmo di lavoro. Siamo ancora freddi dal punto di vista della gestualità del nostro lavoro, non siamo ancora concentrati perfettamente, non siamo ancora medesimati. E mentre la sera, prima di andare a casa, perché siamo distratti da tutto quello che dovremmo fare una volta usciti dal posto di lavoro. Quindi il fatto di essere all'inizio della giornata lavorativa o alla fine della giornata lavorativa bisognerebbe aumentare l'attenzione, quindi il datore di lavoro deve porre particolare attenzione in questi momenti. Magari si potrebbe avere una distribuzione del lavoro molto concentrata nelle ore centrali, quando la gente è più calda e più focalizzata, e lasciare nelle ore periferiche, inizio e fine, magari attività organizzative. Che in alcune aziende questa è stata una soluzione per ridurre gli infortuni sul lavoro. Sapete che un infortunio sul lavoro potrebbe potenzialmente portare anche alla chiusura dell'azienda, uno solo. Quindi un solo momento di distrazione può portare a questo. Il periodo dell'anno in cui invece avvengono i giorni della settimana in cui avvengono maggiormente gli infortuni sul lavoro sono il lunedì, il venerdì e sabato. Questi 3 giorni sono quelli apposta perché sia all'inizio della settimana, sia alla fine della settimana, o si stanno facendo gli straordinari, sono 3 momenti in cui particolarmente ci possono essere l'aumento del rischio infortunio. E nei giorni dell'anno, nei periodi dell'anno in cui sono più frequenti gli infortuni sul lavoro, sono sicuramente i periodi pre-festivi. Quindi noi arriviamo da un anno di lavoro, luglio per esempio, un mese in cui gli infortuni sul lavoro sono molto più alti, in cui il carico di stress delle persone è molto più alto, in cui la programmazione delle ferie porta a molta più disattenzione, poca concentrazione, eccetera, eccetera. E noi avvocati, per esempio, abbiamo dei picchi di lavoro in agosto, come ce l'abbiamo a dicembre per le vacanze invernali, come ce l'abbiamo a aprile-maggio in prossimità delle vacanze pasquali, piuttosto che anche da metà giugno in poi, perché finiscono le scuole, le famiglie hanno a casa i bambini e cominciano ad avere anche un'altra fonte di stress. In tutti questi periodi noi avvocati lavoriamo molto di più perché le persone sono meno disposte a essere accoglienti ed essere focalizzate, eccetera. Sembrano delle considerazioni fine a se stesse, ma sono delle considerazioni empiriche perché noi vediamo che tutti gli anni questo succede e anche gli infortuni sul lavoro di cui si occupa lo studio aumentano sensibilmente a luglio, a dicembre ed aprile-maggio. Questa è la statistica interna dello studio. Quindi non ve l'ho citata in questa slide, ma succede così. Poi, vabbè, ho estratto una statistica della provincia di Lecco, credo di averlo fatto anche per Monza, e quindi lo studio, sapete, per chi non ci conosce, magari è la prima volta lo studio ha
un interesse, diciamo, territoriale sull'Ecco Sondrio e su Monza, quindi ho estratto alcune statistiche su questi territori. Comunque sono statistiche né meglio né peggio, diciamo, omogenee con tutto il territorio lombardo e il territorio manifatturiero special modo. Nella provincia di Lecco si è registrato un incremento degli infortuni da 546 a 877. Quindi abbiamo avuto un incremento del 60%. Sono dati allarmanti, cioè da questo tipo di dati viene fuori che tutti i soggetti che sono chiamati a evitare che vengano, che succeda, in primis l'imprenditore, in primis il datore di lavoro, il titolare di uno studio professionale, in primis le persone, non fanno cultura su questi aspetti, in primis le parti sociali, che possono essere i sindacati, che possono essere le associazioni datoriali, Confindustria, Confartigianato, piuttosto che la piccola impresa, CISL, UIL, i sindacati più rappresentativi, CGIL. Diciamo, ci vuole sempre un'attenzione elevata a livello di comunicazione, dialettica su questi aspetti, perché se appena appena scendono questi tipi di questi momenti di confronto, e ritengo quello di oggi un convegno che deve rientrare in questo contesto, quindi tenere alta l'attenzione. Vi domande, no, spero che non vi domandiate perché abbiamo fatto questo tipo di convegno a luglio, dopo che io vi ho detto che a luglio è il periodo in cui aumentano, sicuramente la seconda metà di luglio sono momenti in cui aumentano gli infortuni perché siamo in prossimità delle ferie, quindi non è casuale che nel ciclo di convegni annuale di uno studio, lo studio aveva scelto questo periodo per parlare di questi temi. C'è un link che però non mi lavora, quindi devo uscire, vi metto su. Eccoci qua. Questo è, ho parlato di Lecco, parliamo di Monza, questo è 15 luglio 2022. Ho messo su Monza Today notizie su un incidente del lavoro e vengono fuori. Cede una tubatura in azienda, due operai ustionati. Antennista precipita per 6 metri, 64enne muore in ospedale. Incidente sul lavoro nella ditta dismessa, ferito un operaio di 42 anni. Operai folgorati da una scarica elettrica. Sciopero nell'azienda Brianzola. Folgorato da una scarica elettrica, finisce in guardia gravissimo. Operaio muore schiacciato da un torno industriale milanese. Incidente sul lavoro a Sesto, elettricista cade da una scala e muore. Perde una gamba in un incidente, pasticcere torna al lavoro, cioè questo era in una pasticceria, ha perso la gamba. Operaio precipita in cantiere, 22enne grave. Quindi questo di 22 anni, il primo che abbiamo visto, questo 42 anni, i primi due erano di 52-51, quindi diciamo l'età non è un qualcosa che è differenziante. Operaio precipita per 3 metri, infortunio nel cantiere per la caserma dei carabinieri. Cioè questo si è praticamente infortunato nel cantiere che stava costruendo la caserma dei carabinieri. Federico, l'operaio morto a 33 anni, precipitato per diversi metri mentre era al lavoro. Cade il traliccio mentre due operai sono al lavoro, morto uomo di 33 anni. Cade da un'impalcatura e precipita per 4 mesi, 4 metri, soccorsi per 54enne Lazzati. Cede il cestello di una gru, precipitano due operai. Incidente sul lavoro in Brianza, morto uomo di 50 anni. Scivola su una lastra di ghiaccio in cantiere e sbatte la testa. Precipita per quasi 7 metri da un tetto in un cantiere. Operai morti con l'azoto all'umanitas. Operai morti con l'azoto all'umanitas. Quattro persone indagate. Grave incidente in azienda, muore operaio a Brianzolo.
La lite in cantiere e l'operaio che precipita dal quinto piano. In pochi mesi in Brianza, quasi 3.000 incendi sul lavoro, due morti. Operaio resta schiacciato con il braccio tra il cestello e il soffitto del capannone, cioè probabilmente stavano alzando il cestello e non si è accorto, è rimasto. Operaio precipita, piede incastrato in una pressa e amputato per un 46enne. È una pagina di 5, cioè ora non voglio andare troppo oltre, però quello che mi interessava che voi capiste è che si può scivolare, cadere dall'alto, essere schiacciati, perdere una gamba in pasticceria. O ci rendiamo conto che l'evento infortunio non è così casuale e remoto, oppure non capiremo mai fino in fondo che stiamo parlando di qualcosa di serio. Se l'imprenditore, il datore di lavoro, il professionista, come nel caso nostro, eccetera, non prende piena coscienza che ogni giorno in cui non succede niente è un giorno in cui è stato maledettamente fortunato, perché farò un momento di outing, eh? Io sono un avvocato, quindi insomma non è tipico degli avvocati essere trasparenti, ma mi è capitato, adesso così generalizzando, una battuta, mi è capitato di fare un incidente in macchina e di pensare, dopo che ho fatto l'incidente, cacchio, era un'altra parola che iniziava per K, diciamo cacchio, che sfiga. Perché a me? Perché in questo momento. Invece subito dopo mi è venuta questa idea, non è che sono sempre stato fortunato fino ad oggi. Allora, il datore di lavoro ha un obbligo di essere organizzato e di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che i reati vengano commessi in azienda, ma soprattutto che succedano degli infortuni. E quindi deve organizzarsi per questo. Organizzarsi vuol dire fare formazione, fare informazione, fare prevenzione e vigilare che tutto questo venga fatto anche dalle persone. Quindi quando vedo qualcuno qui in ufficio che corre verso un cliente o che corre verso un computer che tenta di accorciare dei tempi di lavoro, cioè, mi intervengo sempre dicendo non correte che si scivola. E allora magari in questo continuo rapporto un po' cantilenante in cui si dicono sempre le stesse cose le persone, non si capisce, magari non si percepisce spesso che questo è un tentativo di organizzare ed evitare che succeda un infortunio, no? Perché a me, per esempio, che da avvocato uso le scarpe col cuoio sotto, capita spesso che quando piove le mie scarpe diventino dei pattini, e quando cammino magari sul marmo, quindi quando entro in studio che c'è questa passeggiata nel marmo, mi trovo a dover camminare con molta attenzione, perché sennò potrei scivolare. Quindi se lo posso scivolare io, posso scivolare un mio collega o una mia collega magari con i tacchi. Se dovesse scivolare la mia collega nell'androne del mio studio, è ovvio che io sono responsabile, perché lei è sul luogo di lavoro e lei sta in itinere verso il lavoro. Quindi sembrano delle banalità, sembrano delle sciocchezze, ma quando poi succede l'infortunio, prima di tutto abbiamo un grosso senso di colpa, perché le persone che lavorano con noi sono persone che noi abbiamo scelto e sono persone a cui teniamo. Okay? Ma in secondo luogo abbiamo anche delle responsabilità nei loro confronti, delle persone che sono a casa, che si aspettano che tornino a casa, eccetera. Non più tardi di ieri sera sono stato da un cliente il quale mi ha detto che ha preso questa passione per andare a cavallo, mi ha mostrato una foto di un caschetto da cavallo omologato, completamente demolito, perché un'amica loro, il cavallo si è imbizzarrito per una vespa, per un'ape, è caduto il cavallo, lei col cavallo era sotto il cavallo ha schiacciato il caschetto, gliel'ha demolito, adesso questa ragazza è parzialmente, ha avuto lo schiacciamento del cranio e quindi è parzialmente limitata nella capacità espressiva, e a mezzo volto che non riesce più a muovere, quindi andando a cavallo. Quindi
Poi noi ci rendiamo conto che, senza essere troppo funesti, ma che qualsiasi cosa non si faccia, la si deve fare per il meglio possibile per evitare che succedano gli infortuni, oppure siamo dei datori di lavoro con, come le tre scimmiette che mettono le mani sugli occhi, sulle orecchie e sulla bocca e fanno segno alla croce e sperano che le cose non succedano da loro. Però non credo che questo sia il perimetro delle persone che lavorano con noi o che lavorano, che siano nostri clienti. Poi vi do alcune nozioni, quindi il lavoratore per l'8108, che è la norma regime, il testo unico sulla sicurezza, dice che il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, quindi può essere a partita IVA, può essere a fattura, può essere a chiamata, può essere dipendente a busta paga, può essere a tempo indeterminato, può essere un apprendista, chi svolge attività di lavoro presso un luogo di lavoro è un lavoratore, quindi persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, perché il pubblico non è esente da queste cose, con o senza retribuzione. Prendiamo gli avvocati, dove c'è sono i praticanti avvocati, i commercialisti, sono i praticanti commercialisti, i consulenti del lavoro, sono i praticanti consulenti del lavoro. Alcune volte, in alcuni studi, non sicuramente nei nostri, queste persone magari non vengono anche pagate, viene dato un piccolo rimborso spese. Ecco, questo non vuol dire che non siano lavoratori, quindi non vuol dire che non si debbano avere le attenzioni particolari perché anche loro non abbiano degli infortuni. Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici familiari. Datore di lavoro, dall'altro lato, è soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali di spesa. Quindi il datore di lavoro è colui che ha i poteri di decidere e di spesa. Se noi pensiamo a chi nella nostra organizzazione ha il portafoglio e chi può decidere come spendere i soldi, tendenzialmente possiamo definirli come i soggetti apicali di un'organizzazione, quindi quelli che prendono le decisioni e che utilizzano i denari dell'azienda o dello studio o dell'agenzia. Andiamo proprio nel tecnico, vi parlo del preposto perché poi l'8108 con il 2021 è stata, come posso dire, incattivita, intensificata, resa particolarmente puntuale proprio per questo aumento degli infortuni, invece di prevedere dei momenti istituzionali di cultura su questi temi, si prendono le normative e si inaspriscono. Questo aumenterà, se io inasprisco le normative, sicuramente avrò un aumento degli infortuni, perché do dei compiti ancora più penetranti all'imprenditore, il quale nel metterli in atto si creeranno a loro volta degli infortuni, quindi se ne aspireranno ancora le normative. Non è mai una soluzione. Credo che far cultura con un evento come questo, in cui si parla di questi temi, si sviscerano, si mettono sul tavolo, si dicono che sono reali, sono tangibili, esistono, non sono distanti. Non avvengono sempre nell'azienda vicino alla nostra, non avvengono sempre nello studio sopra il nostro, sono cose che ci toccano. Il preposto è una figura che è stata attenzionata di particolari responsabilità. Comunque la definizione dice che il preposto è una persona che, in ragione delle competenze particolari che ha, quindi professionali, e sempre sottoposto a limiti gerarchici, sovrintende l'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, cioè ha delle direttive dall'apice e ha un ruolo di controllo su soggetti che sono sottoposti al suo controllo. Il controllo crea l'affidamento. L'affidamento deriva dalla fiducia. C'è un tema un po' particolare di cui voglio parlarvi, che è la fiducia nelle organizzazioni. Cioè, se io, si dice, alcuni imprenditori mi dicono: ma è possibile che il mio dipendente, che ha 50 anni che fa questo lavoro,
si è fatto male in quella maniera così stupida e non si è accorto che poteva, cioè, fosse qua da 5 giorni, un conto è qua da 50 anni, qua da 30 anni, e ciononostante si è fatto male. Perché? Perché c'è la fiducia, cioè quando si sorpassa il cancello dell'officina, dell'azienda, quando si entra dalla porta dello studio, dell'agenzia, si perde un po' di quell'autonomia, posso dire, decisionale, quell'attenzione, perché si ha fiducia nell'organizzazione. Sono meccanismi sicuramente non consci, ma inconsci, di affidamento. Quindi io entro nell'organizzazione, mi fido che l'organizzazione sia tale da evitare che mi succeda qualcosa di brutto. È classico affidamento, non so quanti di voi avranno i figli, ma è classico affidamento dei figli nei genitori. Cioè i figli magari si mettono scientemente in posizione di pericolo, sicuramente perché sono giovani, sono inesperti, e pensano che papà e la mamma abbiano i superpoteri di intervenire e di evitare che si facciano male. L'esempio che faccio, ogni tanto quando faccio i corsi sulla sicurezza nelle aziende e gli operai che sono al corso con me si mettono a ridere perché ogni tanto si immedesimano, è il bambino che si mette davanti, bambini di 2 o 3 anni particolarmente vivace, che si mette davanti al forno, allunga la manina guardandoci, e avvicina pochi centimetri dal forno, ci guarda e tu gli dici: no, non farlo, no, non fa, guarda se lo fai, guarda che ti metto in castigo, eccetera. E lui, ciononostante, mette la manina sul forno e si ustiona la mano. Quindi lo fa perché sono bambini particolarmente curiosi o vivaci, bene, tolti quelli che non sono quelli che noi scegliamo nelle nostre aziende, spero. È un concetto di fiducia, cioè pensa che noi con superpotere come Flash riusciamo a intervenire prima che lui riesca a mettere la mano sul forno. Questo tipo di meccanismo, un meccanismo ancestrale, vuol dire che è dentro di noi, che noi replichiamo anche sul posto di lavoro. Pensiamo che l'organizzazione sia questa grande mamma piena di superpoteri che possa evitare che se cade un cestello dall'alto o un carico sollevato dall'alto, noi si intervenga e si riesca a spostare dipendente come per magia. Ciò, nella vita reale queste cose non avvengono, anzi nella vita reale avvengono più spesso in momenti di pericolo. E il datore di lavoro è tipicamente conosciuto come qualcuno di assente, cioè qualcuno che è in giro a cercare lavoro, come qualcuno che è in giro a fare le riunioni, come qualcuno che è all'estero per parlare col cliente. Quindi è difficile, se non sin troppo semplicistico o anche romantico, pensare che il datore di lavoro sia qualcuno che possa intervenire per tempo per evitare che in quel preciso momento succeda qualcosa. È qualcuno che può intervenire con costanza, con formazione, nel tempo per attenuare e ridurre l'evento infortunio, ma non è qualcuno che in quel momento specifico ci può essere e può intervenire con successo per evitare l'infortunio. Sì, magari c'è il datore di lavoro che scende e ti dice: hai messo il caschetto, ti sei legato con i fondi di sicurezza, sei sicuro di essere, se non fai così non ti faccio uscire in cantiere, se non fai così non puoi lavorare, e ma guardi che fa caldo, sono 44 gradi, va bene, ma il caschetto lo tieni lo stesso. Cioè, ci possono essere anche datori di lavoro di questo tipo, preposti che si comportano così, e spero che siano sempre di più. Però la realtà dei fatti è che poi il mondo è vario e quindi il pensare che solamente per l'esperienza di vita o di lavoro le persone riescano magicamente a evitare infortuni di lavoro, no, perché non è sfortuna quando succede, è fortuna quando non è successo. Perché se noi riuscissimo come datori di lavoro a far sì che quella volta sfortunata in cui succede l'evento, la predisposizione di una cultura aziendale, dei DP corretti, dei preposti attenti, eccetera, possa evitare che succeda il peggio, questo è quello che noi possiamo augurarci, cioè di avere avuto un'organizzazione, un lavoro utile a far sì che quando l'evento succede, perché poi succede, succeda nella sicurezza di tutti e che nessuno si faccia male, o che nel caso in cui si faccia male, gli infortuni siano sempre ridotti, però avete visto
nella cronaca che ho fatto vedere prima, che le nostre aziende di tutti i tipi, chimiche, non chimiche, posti di lavoro, ghiaccio per terra, 100 cose, gli infortuni avvengono, e siamo tutti adulti, non siamo bambini di 3 anni particolarmente vivaci, siamo gente che sta lavorando. Ciononostante, se non poniamo estrema sicurezza, e vi ripeto, l'inizio e la fine della giornata lavorativa, l'inizio e la fine della settimana lavorativa, periodi prossimi alle vacanze, sono momenti in cui bisogna stare ancora più attenti. Più attenti vuol dire che bisogna avere momenti di confronto, bisogna fare formazione, bisogna stare più presenti quando le squadre escono, bisogna stare attenti. Sempre la normativa ci definisce responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il famoso RSPP, quindi responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la persona che ha tali capacità tecniche e un'esperienza tale da poter ricoprire questo ruolo. Il problema di questo ruolo è che solitamente è un ruolo ricoperto da un soggetto che già fa altro in azienda e quindi solitamente, per esperienza personale, vi ripeto, io sono formatore per Confindustria, Lecco e Sondrio, formatore per l'associazione delle piccole industrie di Lecco e di Sondrio, quindi di aziende, ne ho viste decine, settori merceologici decine, aziende di consulenza decine, ve lo posso dire per esperienza. L'RSPP non prende solitamente 1 euro in più di quello che è il suo stipendio e ciononostante dovrebbe ricoprire un ruolo particolarmente impegnativo e particolarmente professionalizzante senza avere a disposizione un budget per formarsi, per fare dei corsi di formazione sullo stato dell'arte dei dispositivi di protezione, sullo stato dell'arte della normativa di riferimento, su confronto con altri soggetti che ricoprono lo stesso ruolo in aziende simili o nella filiera. Cioè, non si può pretendere che qualcuno faccia un lavoro fatto bene quando viene sottopagato. L'esempio, anche questo un po' intuitivo, che faccio spesso è chi di noi vive in condominio, alzi la mano. Chi di noi vive in condominio è contento del lavoro del proprio amministratore di condominio o no? Sono sicuro che il 95% delle persone mi risponderanno di no. Cioè, l'amministratore di condominio non è un amministratore che ci dà soddisfazione per il suo, perché lo paghiamo talmente poco che non può fare un lavoro fatto bene. E questo è un meccanismo umano per cui, quando nella nostra organizzazione mettiamo un cappellino in testa a qualcuno che già fa un lavoro e gli diamo una responsabilità in più, e contro questa responsabilità non gli diamo una retribuzione in più, questa persona farà quel lavoro in maniera non professionale. Allora ci sono aziende che nominano l'RSVP all'interno, ci sono imprenditori che si autonominano RSVP. E poi vorrei capire come fanno a parlarsi con loro stessi quando dovrebbero relazionarsi tra RSVP e datore di lavoro. Cioè, Lorenzo Della Bella, titolare dello studio, non è solo titolare dello studio con Stefano Della Bella, ma è anche RSVP, e quindi io in maniera schizofrenica dovrei mettermi il cappellino di RSVP, prendere il mio computer, scrivere una mail dicendo: come responsabile del servizio di protezione e prevenzione, mi sono reso conto che ci sono questi fattori di rischio. Mando la mail a me stesso, tolgo il cappellino, così mi medesimo nella parte del datore di lavoro, leggo la mail e metto a rispondere: oh, buongiorno, ringrazio per questa. Cosa ne pensa lei? Come pensa di organizzare un qualcosa per evitare che questo rischio si ingigantisca? Poi mi metto dall'altra parte e mi metto il cappellino. Cioè, se noi pensiamo di risparmiare denaro e di risparmiare competenze specifiche su questo tema, saremo quelli che contribuiranno in maniera sfortunata ad aumentare le statistiche di cui parlavamo poco fa. Valutazione dei rischi invece è
quell'attività che deve fare il datore di lavoro e deve farlo con delle persone specializzate. Devono verificare quali sono le aree di rischio potenziale. È chiaro che in un'azienda, in uno studio professionale come il nostro, i perimetri dei rischi sono diversi da quelli di un'azienda manifatturiera in cui ci sono dei macchinari, ma diversa da quell'azienda di un cantiere edile in cui c'è il lavoro in quota, ma a sua volta è diversa da quella che è magari un'azienda che tratta rifiuti, dove ci sono anche dei rischi di inquinamento, magari è diversa anche dall'azienda alimentare in cui c'è il rischio di contaminazione, magari è diversa da quella che è un'azienda che produce magari maglieria per i bambini piccoli in cui bisogna avere una particolare giochi per i bambini piccoli dove ci deve essere attenzione per il tipo di prodotto, per il fatto che non si rompa in piccoli pezzettini, per il fatto che non sia inquinante, per il fatto che non sia spigoloso. Quindi ogni azienda ha una serie di rischi diversi da aziende che possono essere anche concorrenti. Non è detto che due aziende concorrenti abbiano gli stessi rischi, ogni azienda ne ha, magari questa azienda ha un rischio che è un gradino. Quando si entra nel capannone c'è un gradino particolare che non si nota e che può causare un inciampo. Nell'azienda concorrente questo gradino non c'è, okay? E non c'è peggior valutatore dei rischi di quello che ha troppa confidenza col luogo di lavoro, perché quando, altro esempio dei miei per rendere l'idea, se io cambio casa e nella casa in cui entro ho la lampadina col filo che pende dal soffitto e l'accetto perché sto facendo un trasloco, e dopo un mese che entro in casa quella lampadina col filo c'è, e dopo 2 mesi c'è, e dopo 3 mesi c'è, io il quarto mese quella lampadina col filo non la noto neanche più, per me è normale che sia così. Quando invito l'ospite però e apro la porta senza aver fatto caso che c'è una lampadina che pende dal soffitto, perché per me è normale, quando entra l'ospite la prima cosa che nota è quella lampadina che pende dal soffitto. Io non la noto più, lui la nota. Quindi se io dovessi dire cosa non va a casa mia, probabilmente starei a guardare magari che non funziona Sky, perché a me interessa Sky, ma quella lampadina lì non la noto più. Quando si valutano i rischi aziendali, non si possono valutare con la confidenza di chi conosce il rischio, perché quel gradino in quel capannone che io conosco perché 20 anni che lavoro lì, quando magari arriva una squadra esterna mi viene a lavorare nel mio capannone, quel gradino, quelle persone non lo conoscono, rischiano di inciamparci. Quindi è sempre giusto e meglio, è consigliabile, ed è un consiglio dello studio che dà spesso, che la valutazione dei rischi debba essere fatta o che il responsabile della sicurezza del servizio di protezione e prevenzione debba essere un soggetto esterno che non ha troppa confidenza con l'azienda o con l'imprenditore, da essere un soggetto che vede i rischi in maniera più oggettiva, perché altrimenti rischiamo, scusate gioco di parole, di sottovalutarne alcuni con un aumento invece che la diminuzione, visto che la valutazione tenderebbe a ridurre il rischio, con un aumento della probabilità che quel rischio si avveri un infortunio. E qui entriamo nella materia, una delle materie diciamo caratterizzanti dello studio, che è la 231 del 2001, che è la normativa che prevede l'implementazione di protocolli in azienda o negli studi professionali, negli studi di consulenza, per far sì, per evitare che si commetta un rischio reato in azienda. Abbiamo detto prima che in Lombardia di media si commettono 50 reati al mese. Allora, se io riesco a mettere un modello organizzativo in azienda o in studio o in agenzia, in maniera che, verificando quali sono i potenziali rischi coerenti
creato coerenti con quel tipo di azienda, valutando che in situazioni simili, in contesti simili, quei reati avvengono, quindi c'è la potenzialità, c'è il rischio che avvengano, vado a stabilire delle prassi lavorative, io che ho la competenza per capire quando si commette un reato, perché alcune volte le persone non hanno neanche, non l'attenzione, non hanno neanche la competenza per capire che quello è un reato. Okay. Poniamo altro esempio stupido, che io giochi a pallavolo, okay, a pallavolo si dà le pacche sul sedere, no? Si fa un buon punto, si dà un 5, si dà una pacca sul sedere. Okay. Quello in quel contesto è un riconoscimento di una bravura, di un momento di contesto positivo, eccetera. Esco da giocare a pallavolo, entro in studio, la mia collega fa un lavoro fatto bene e io gli do la pacca sul sedere, no? Stesso gesto, stessa modalità espressiva, ok? Contesto diverso, può essere commesso un reato. È ovvio che nessuno pensa che la pacca sul sedere sia un reato in un contesto sportivo, ma la pacca sul sedere in un contesto lavorativo lo diventa. Quindi io posso anche non avere lo spessore o la sensibilità di capire che quello è un reato, ma quello potrebbe diventare un reato di molestia. E quanti reati di molestia succedono in un contesto lavorativo a decine, ve lo posso dire io perché li affrontiamo tutti i giorni. E quante volte questi reati di molestia sono consapevoli o meno? Spesse volte non sono consapevoli perché sono frutto del nostro modo di lavorare. Ci sono popoli, per esempio, magari dell'Africa o di altri posti, magari sono popoli che prevedono anche dei rapporti non propriamente con equi fra i sessi e magari queste dinamiche vengono trasportate anche in azienda in cui ci sono delle prevaricazioni personalmente sulla base di un sesso o dell'altro e ci rendiamo conto che quella dinamica che in un certo contesto è normale, in un altro contesto può diventare un reato, no? Reato di abuso, un reato di prevaricazione e tante altre cose. Quindi non voglio entrare nel fattispecie di reato, però voglio dire che spesse volte nell'azienda non si ha la sensibilità di capire che quell'atteggiamento lì può diventare un atteggiamento illecito. Chi miele di un professionista invece sa che queste cose avvengono e sapendo che questo è un rischio potenziale, possibile, coerente con quel tipo di attività, già lo prevede, lo mappa e in più prevede una condotta con una prassi e con una procedura che, se seguita, permette di evitare quel comportamento. Se io evito quel comportamento, evito il rischio reato. Quindi questo è il cosiddetto modello di organizzazione e gestione. Teniamo presente che, fatte 100 le aziende in Lombardia, 6 o 7 su 100 hanno il modello di organizzazione. E 5 di queste sono aziende, si può dire, aziende sanitarie che sono collegate col sistema sanitario regionale, perché la regione prevede che se vuoi usufruire di denaro da parte dell'ente pubblico devi avere un modello di organizzazione tale che quel tipo di denaro lo tratti in maniera corretta e quindi ti obbliga ad avere un modello di gestione, e aziende di formazione anch'esse sono obbligate ad avere un modello organizzativo se vogliono essere accreditate presso il pubblico e quindi sono obbligate. Quindi 5 su 100 lo fanno perché è un obbligo di legge, un obbligo di opportunità lavorativa. Una su 100 lo fa perché spontaneamente ci aderisce. Quindi siamo molto indietro con questo tipo di normative e di occasioni di riduzione del rischio. Oggi un modello organizzativo sicuramente riduce sensibilmente il rischio reato, infortunio, eccetera. Gli enti che possono fare delle ispezioni sono questi, l'INAIL, adesso
avevo pronunciato anche l'inasprimento dell'8108 con l'intervento del 2021 legislativo, un altro ente che è stato messo a fare le ispezioni è l'Ispettorato Nazionale sul Lavoro, quindi l'INL, anche loro hanno potere di intervento e di ispezione in azienda. Un altro fraintendimento che si ha in azienda è la delega. La delega, purtroppo noi la trattiamo come, come si può dire, il normale passante di strada. Si delega qualcuno quando si fa fare qualcosa a qualcuno, e purtroppo la delega, sotto il punto di vista giuridico, non è, così semplice come siamo abituati a farla nella nostra vita normale, ma è una delega che ha bisogno di formalità. Forma e sostanza. Di base, la forma è che risulta da un atto scritto, altrimenti la delega non esiste. La delega qual è? Io, datore di lavoro, delego te a curarti delle normative ambientali. Io invece delego te a curarti delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro. Io delego te a occuparti del capannone che abbiamo aperto lontano dalla sede. Queste deleghe non hanno nessun tipo di utilità, perché sono deleghe che non risultano da atti scritti, che non presuppongono la particolare professionalità del delegato, che non attribuiscono i poteri utili perché quel tipo di attività venga fatta in maniera professionale, non danno possibilità al delegato di decidere come e quando spendere dei denari, e non c'è d'altronde, dall'altra parte, un'accettazione per iscritto. In più non prevedono degli emolumenti in più, quindi io ti delego questa responsabilità. Quando si parla di responsabilità, si parla sempre di un contraltare economico. Ti remunero in più per questa. Quindi l'assenza generalizzata di tutti questi elementi di forma, quindi la forma scritta, di forma, quindi la professionalità, eccetera, e di sostanza, che sono gli effettivi poteri di decidere di intervenire economicamente, o una sorta di autonomia nella gestione, perché io sono talmente competente e preparato e ho disponibilità di denaro da avere un'autonomia decisionale. Se svuotiamo la delega di aspetti formali, di aspetti sostanziali, la delega non lavora. Se non lavora la delega, vuol dire che non è che è responsabile solo uno o l'altro, sono responsabili tutti e due. Quindi la formalizzazione della delega fatta bene, ma per farla bene ci vogliono i professionisti, perché purtroppo i professionisti in questi casi servono, e quando si pagano prima non se ne capisce fino in fondo l'utilità, perché poi se sono così bravi da evitare che succeda un infortunio, non c'è mai la prova del 9 di quanto sono stati bravi. Mentre quando poi l'infortunio succede, si chiama un professionista, a quel punto lì sì che sono dolori, perché purtroppo il professionista è limitato nel suo contributo verso l'azienda, agisce in un momento di urgenza e deve fare un lavoro molto superiore, dovendo avere l'azienda con un esborso molto superiore. Quindi abituiamoci ad avere dei buoni professionisti a fianco, a parlare con i professionisti prima. Si spende molto meno, si lavora senza la pressione dell'urgenza, e si riescono magari a evitare fatti che poi incidono sulla continuità aziendale. Uno studio professionale in cui una persona scivola e cade e picchia la testa, magari ci rimane anche secca, è uno studio professionale che probabilmente può essere anche obbligato a chiudere. Un'azienda in cui un dipendente lascia la mano sotto la pressa è un'azienda in cui probabilmente si mette a rischio la continuità aziendale. Questo vuol dire che tutti i posti di lavoro, tutta l'occupazione, tutti i mutui delle famiglie, tutti gli affitti delle case non vengono più pagati. Ecco. Quindi la superficialità del singolo, che sia datore di lavoro o che sia dipendente, incide in maniera ottusa e flat su tutti quelli che fanno parte di quell'organizzazione. Parliamo di alcuni obblighi del datore di lavoro che sono
oltre a quelli di pagare gli stipendi, ma diciamo valutare i rischi e disegnare l'RSVP, può anche autodisegnarsi, può anche disegnare la persona interna. L'RSVP può essere interno e esterno, può essere un ingegnere, può essere un operaio esperto, può essere, guardate che sia competente per esperienza o per studi e che sia una persona che faccia questo in maniera professionale. Ci vuole un contratto, quindi un atto scritto per determinare che quella persona si è assunto quel tipo di onere in azienda. Vi parlavo degli inasprimenti del testo unico sulla sicurezza, la legge 215 del 2021 è intervenuta sulla base, sulla scorta dell'aumento di infortuni sul lavoro, sulla scorta di un aumento del tantan mediatico, sulla scorta di una partita. Sapete che poi i telegiornali e i giornali vanno a ondate, ci sono dei momenti in cui parlano solo di infortuni, ci sono momenti in cui parlano solo dello spread, ci sono momenti in cui parlano solo della crisi, ci sono momenti in cui parlano solo della pandemia, ci sono momenti in cui parlano solo degli aumenti dei costi di energia. Ci sono stati anche i momenti, e ripeto, solitamente in luglio e in dicembre, in cui questi infortuni aumentano e non si parla che di questo. Cosa succede? Che il legislatore viene sollecitato dalla massa, dall'opinione pubblica e interviene inasprendo le normative, pensando che questa sia un'attività di per sé sufficiente a ridurre quei numeri, ma di per sé non è sufficiente se non accompagnata da un carico di cultura che deve continuamente essere fatto in maniera anche innovativa. Vi dirò anche una verità in più. Io faccio formazione su questi temi, non la faccio nel mio ufficio, ma la fa un professionista per conto nostro, nel nostro ufficio, quindi la formazione sull'8108, il nostro ufficio lo fa un'azienda che fa sicurezza. Perché? Perché se la facessi io, le persone che lavorano con me prenderebbero la mia formazione non come un momento di crescita, ma come l'ennesimo momento in cui io parlo a loro, quindi parla loro sul lavoro, parla loro di lavoro, parla loro sulla sicurezza e quindi si perde un po' il valore. Quando viene qua è di attenzione, succede anche in famiglia quando magari papà parla con i figli, la mamma parla col marito, eccetera. Questa confidenza, questa frequentazione fa perdere un po' l'attenzione su le parole che si dicono. Spesse volte funziona di più se a parlare di questi temi non è il titolare, ma con l'esterno. Quindi quando si fa cultura, non si devono ripetere le stesse frasi 100 volte perché diventano scontate, non si ascoltano più, ma si devono ripetere, avere momenti di approfondimento con interlocutori diversi perché affrontano i temi da angoli e prospettive diverse e ci aiutano a completare la nostra formazione su questi temi. Comunque, l'inasprimento, lo vedete in questa slide, sono stati introdotti anche enti nuovi che possono ispezionare. Sicuramente, la maggior parte degli infortuni riguarda il settore edile, in cui c'è molta. Molto più rischio perché si costruisce, perché costruire vuol dire alzare carichi e perché vuol dire far lavorare le persone in alta quota, perché vuol dire lavorare con attrezzature pericolose, trapani, non trapani elettrici, pneumatici, eccetera, eccetera. E sicuramente la maggior parte degli interventi riguarda i cantieri di lavoro. Chi di voi oggi come oggi ha notato, per esempio, che sui cantieri, anche quelli piccolini, piccolini dove c'è un piccolo cantiere di lavoro, magari su una palazzina minuscola, ha notato, scusate la volgarità, se lo noterete d'ora in poi, il cesso chimico, cioè quella struttura in plastica dove si deve andare a fare i bisogni fisiologici. Ogni cantiere adesso ha quel tipo di. Quindi magari sono a petto nudo, senza caschetto, alzano i carichi con le corde, senza avere non sono legati con delle corde di sicurezza, eccetera, eccetera, però il cesso chimico c'è, perché se non c'è il cesso chimico il cantiere viene sanzionato, però se non c'è il caschetto non succede niente. Allora,
C'è un po' di ipocrisia nel seguire le normative. Alcune volte siamo molto attenti, altre volte siamo molto disinvolti. Non prendiamo troppa confidenza nelle nostre mansioni, perché la confidenza è la porta d'ingresso del pericolo. E quindi, quando noi siamo confidenti sul fare un tipo di lavoro perché per noi è rutinario, perdiamo quella sicurezza. C'è chi va in montagna a 30 anni e scivola e si fa male in montagna, c'è chi va in moto da 20 anni e cioè nonostante fa un incidente in moto, non vuol dire, anzi, più l'esperienza, più c'è esperienza, più è facile sottovalutare i rischi. L'inasprimento riguarda anche il preposto, comunque sono normative che possono essere approfondite meglio, sappiate che ci sono inasprimenti, i più sensibili sono quelli che hanno defenestrato la recidiva, perché diciamo, in materia di sicurezza sul lavoro c'era almeno la concessione della recidiva, cioè vuol dire che prima che io chiuda un cantiere, prima che io chiuda un capannone, prima che io intervenga con la chiusura di un'attività, o prima che arrivi a comminare multe veramente salate, c'era la possibilità di una recidiva, cioè io la prima volta intervengo in maniera leggera, la seconda volta tu sei recidivo, per cui intervengo in maniera pesante. Oggi non esiste più la scusante della prima volta, già dalla prima volta le sanzioni sono veramente importanti, quindi possono portare alla chiusura immediata del cantiere, alla chiusura immediata del capannone, a sanzioni economiche veramente elevate, da mettere in difficoltà la continuità aziendale. Oggi sulla sicurezza sul lavoro non si scherza più, quindi basta avere il DVR non aggiornato, basta avere un dipendente in azienda che magari non è ancora stato regolarizzato, basta avere un dipendente sul cantiere che non porta un caschetto e si può avere la chiusura del cantiere. La chiusura del capannone, la chiusura dell'attività lavorativa del ristorante, la chiusura di un ufficio. Da lì in poi recuperare verso una riapertura di quell'attività bisogna correre con professionisti affermati, con grande competenza e ciononostante si hanno dei tempi di elaborazione da parte del pubblico molto farraginosi, si arriva anche a più di un mese. E oggi, come oggi, nessuna attività sul territorio si può permettere il lusso di avere i costi per un mese, ma non avere gli ingressi per un mese. Quindi questo vuol dire interrompere la continuità aziendale. Il preposto è una figura che è stata inspessita di responsabilità, quindi deve in caso di non conformità comportamentale, cioè colui che ha particolari esperienze, vede che quello sotto di lui lavora in maniera maldestra, senza i presidi corretti, se non segue le istruzioni di lavoro, non opera secondo le procedure previste dalla norma, deve intervenire dando le informazioni di sicurezza. Immaginate su un cantiere con 44 gradi, gli operai a petto nudo, magari per strada quando spandono il catrame sulla strada, che sono sicuramente momenti di lavoro particolarmente complessi. Comunque, ciò non toglie che il preposto dovrebbe intervenire dicendo: mettiti la tuta di lavoro, mettiti il caschetto, mettiti i guanti. Deve intervenire, immagino le risposte di queste persone, cosa quali possono essere. Ciò non vuol dire che la difficoltà nel fare il proprio lavoro voglia dire di non far rispettare le regole. Si deve pretendere che le regole vengano rispettate. Tanto che in caso di mancata attuazione delle indicazioni, l'attività, il preposto deve interrompere lui di sua iniziativa l'attività. In caso in cui i mezzi, gli strumenti di lavoro non siano adatti, anche in questo caso deve interrompere l'attività e deve segnalare le cose al datore di lavoro. Quindi teniamo presente che anche la formalità della segnalazione, se viene fatta con una telefonata, non risulterà da nessuna parte, se viene fatta la sera con una mail, forse un domani qualcuno la noterà con la mail. E qua passiamo alle conseguenze. Quindi l'infortunio del lavoro non solo va a colpire persone
che hanno con noi un vincolo di fiducia e un vincolo d'affetto, perché comunque gli ambienti di lavoro portano anche a queste contaminazioni positive, relazionali, di gruppo. Quindi se si facesse male un nostro collega, una persona che lavora con noi, avremmo sicuramente un senso di colpa enorme, perché magari conosciamo non solo lui, che è una brava persona, o lei, che è una brava persona, ma anche magari i suoi bambini, i suoi mariti e moglie, le persone che li vogliono bene, quindi avremmo un fortissimo senso di colpa col senno di poi, sempre verso queste persone, ma avremmo anche diverse responsabilità civili, penali e amministrative da reato. Se vogliamo parlare di civile, dobbiamo parlare di denaro, l'azienda sarà costretta a tenere indenne da qualsiasi danno, costo o spesa la persona che si è fatta male. È vero che sono assicurazioni sul lavoro, che c'è l'INAIL, è vero che l'assicurazione sul lavoro non copre integralmente il danno o non lo valuta completamente, e quindi ci sono degli angoli, sono degli angoli di non risarcimento dell'INAIL che devono essere coperti comunque dall'azienda. Quindi può essere anche utile parlare con il vostro assicuratore per capire di andare a coprire dai rischio anche queste zone d'ombra. La responsabilità penale è quella che colpisce l'azienda e il datore di lavoro. Su un infortunio rispondono penalmente il datore di lavoro, che può essere singolo, può essere il consiglio di amministrazione, può essere il delegato, l'amministratore delegato, può essere uno degli amministratori delegato sulla sicurezza, può essere il preposto, come abbiamo visto, può essere il capocantiere, può essere il capocapannone. Okay? E la responsabilità amministrativa del reato è quella tipica della 231, che ha introdotto una responsabilità ibrida, che non è immediatamente penale, e non è neanche amministrativa, ma è di origine anglosassone, per cui non è facilmente integrabile con il nostro ordinamento. Si è creato questo ibrido unico che coinvolge, sotto il punto di vista penale, l'intera azienda, combinando delle sanzioni accessorie molto pesanti, che possono essere dalla sospensione dell'attività lavorativa, dalla sospensione delle varie licenze che abbiamo, quindi della sospensione dei rapporti con la pubblica amministrazione, della sospensione del sequestro di conti correnti o di beni di proprietà dell'azienda. Capite che se un'azienda viene sequestrato il conto corrente, al di là della responsabilità civile e penale, che matura con i loro tempi di giustizia, ma se immediatamente vengono sequestrati i conti correnti dell'azienda o il capannone aziendale, prima che questi vengano desequestrati ci vuole del tempo, e le aziende oggi non hanno, ripeto, almeno così mi dicono, no? Quelle che vedo io, non hanno i margini utili a poter perdere un mese, 2 mesi, 3 mesi di lavoro. Questo comporta che l'azienda, per un infortunio che poteva essere facilmente evitato se si fosse valutato in maniera corretta, rischia di andare gambe per aria, definitivamente. Vi ho messo un brevissimo riferimento ai reati in materia di sicurezza sul lavoro che sono ricompresi nella normativa 231, quindi l'articolo di riferimento 25 septies, che si parla proprio di i delitti di omicidio colposo. Però ho messo a valutazione dei rischi, quindi quando si fa la valutazione dei rischi non si è valutato un rischio, cioè un omicidio, delitto colposo violando la normativa sulla sicurezza. Quindi se su un cantiere non si mette il caschetto e ci cade qualcosa in testa, ti facciamo male, si è violato una normativa sulla sicurezza, e se c'è un delitto di quel tipo si viene imputati anche per responsabilità amministrativa da reato, oltre a quella civile e penale, o lesioni personali colpose, quindi lesioni, omicidio
lesioni e omicidi. Io e l'avvocato Appiani, non so se è ancora collegato, ci occupiamo di questi temi insieme, perché l'avvocato Appiani è l'avvocato penalista dello studio, io sono l'avvocato che si Ah, ci occupa sono. di... Ci sei, ok. Abbiamo fatto... puoi riferire quando abbiamo fatto quel convegno all'Associazione della Piccola Industria e per quel convegno abbiamo fatto una cappatina in Procura della Repubblica Lecco. Sì, allora eravamo andati a prendere le statistiche, adesso non mi ricordo l'anno, probabilmente 2020, e sostanzialmente avevamo preso tutte le statistiche degli ultimi 2 anni. Infortuni sul lavoro, in particolare lesioni e omicidio colposo con violazione della normativa antinfortunistica. I numeri che ci avevano dato non ce li ho sotto mano, però dimostravano sostanzialmente una crescita. Adesso io ricordo un numero medio intorno ai 50 infortuni, forse per il 2020 e poi a salire per il 2021, insomma. Che quindi sono numeri abbastanza importanti e la stessa cosa era stata fatta sulla base invece delle contestazioni 231, quindi contestazioni all'ente, quindi all'azienda. I numeri erano nettamente più bassi, nel senso che addirittura si parlava di un numero di processi sotto i 5, erano 2, 3, 4, insomma, all'anno, anche questi però in modesta crescita sulla base del campione che mi pare fosse 19, 20, 21 o 18, 19, 20, insomma, e comunque anche questi in crescita, ecco. E il procuratore cosa ti disse, come diciamo noi avvocati, cosa ti disse quando tu Procuratore che al chiesi come tempo mai sono era tante poche contestazioni della 231? il dottor Chiappani, disse con una battuta sostanzialmente che andava bene su Lecco, nel senso che eravamo ancora un po' nel neolitico delle contestazioni 231, proprio perché non abbiamo un settore della procura specializzato su contestazioni di questo genere, cosa che invece a Milano, diciamo, sono molto più ferrati, no? Ma che però, insomma, in prospettiva ci si aspettava che contestazioni di questo tipo potessero, diciamo, aumentare e del resto si augurava, anche perché, insomma, abbiamo un decreto del 231 del 2001, quindi che ha 21 anni e che nonostante questo viene, per quanto riguarda almeno le contestazioni penali all'ente, viene molto poco applicato, almeno su Lecco. Situazione molto diversa invece su Monza e su Milano, direi per esperienza diretta già dal 2015-2016, numeri diversi. Però lì non avevamo avuto accesso alle statistiche. Però visto che noi siamo comunque uno studio sviluppato su Ondrio, ecco, in Monza, nel presente che nel Neratese, dove c'è il triangolo, basta fare 1 chilometro, 100 metri a destra, a sinistra o indietro, sia nelle province di Bergamo, Milano, Lecce o Monza, Bergamo. va a finire che purtroppo alcune volte il nostro vicino di Capannone, per solo il fatto che su una provincia in cui questa sensibilità non c'è, va esente da queste cose, invece noi che siamo sul Capannone, magari in un'altra provincia, abbiamo un tribunale più sensibile, più competente, e magari queste sanzioni vengono fatte. La 231, detta così, poi abbiamo già fatto un convegno sulla 231 qualche mese fa, è veramente castrante per un'azienda, perché se viene utilizzata in maniera propria dal procuratore, ha degli effetti immediati in azienda e complica maledettamente anche la capacità di intervenire di un professionista qualificato. Quindi è ovvio che se Sì, invece anche noi l'abbiamo non già. erano, se posso, non si tratta solo di sanzioni pecuniarie, ti ricordi che vengono applicate in quote, ma soprattutto di sanzioni di tipo interdittivo. Quindi pensiamo ad una ditta che, non lo so, partecipi a gare di appalto, che debba subire un provvedimento appunto di impossibilità di partecipare alle gare pubbliche appunto come sanzione interdittiva. Quindi sicuramente appunto castrante, come hai detto tu.
impattante. Per la vita proprio di tutti i giorni della società. Quindi questo è stato il contenuto abbastanza superficiale sulla materia degli infortuni sul lavoro. Non è superficiale il tema, è superficiale la trattazione, perché vabbè, se si volesse essere un po' più verticali e profondi, siamo capaci di esserlo come studio, ma nel momento in cui queste cose sono necessarie, magari in un one-to-one con un imprenditore, con qualcuno interessato. Oggi, ovviamente, quindi visto che comunque questi contenuti poi vanno anche sui nostri canali social, tengo a dire in chiusura che la materia è molto importante. Noi ci stiamo occupando privatamente di creare cultura, stimolando le associazioni datoriali di darci sempre più spazio su questi temi, però diciamo il tema è molto rilevante, l'abbiamo trattato in maniera anche rapida perché fa parte del format di questi tipi di convegni. Doveste avere bisogno di approfondimenti, lo studio c'è e ha tutte le aree di competenza, quindi quella della compliance, quella civilistica, quella penale, è a vostra disposizione. Speriamo sempre, sempre di più in maniera formativa, informativa e prevenzionale. Se invece dovesse succedere il fattaccio, ecco, sicuramente in quel momento lì un professionista di fiducia che ha competenza e esperienza su questi temi è un punto di riferimento non più evitabile a quel momento, a quel punto lì. Non so se ci sono delle domande, se qualcuno ha delle domande da fare, sono a disposizione, altrimenti il convegno, il perfetto orario, possiamo dire, si chiude qua. Le nostre slide sono sempre a disposizione, comunque Francesca Rizzi, che tutti voi conoscete bene, è in possesso di queste slide, magari le farà circolare. I nostri contenuti vengono pubblicati anche su YouTube, sulla pagina YouTube, giusto Francesca? C'è, Francesca non c'è, che avrei voluto anche che dicesse qual è il convegno settimana prossima, giusto per dare un appuntamento. Franci, ci sei? Ho preso un po' di Sì, sì, ci sono. Prossimo appuntamento venerdì prossimo con esecuzioni e pignoramenti. Perfetto. E i nostri contributi vanno sul nostro canale social, giusto? Sì, assolutamente, vanno sul nostro canale YouTube Il Fisco per Tutti, saranno disponibili all'incirca tra 2 settimane, mentre verrà fornita a tutti gli iscritti al convegno la presentazione che tu hai fatto. Perfetto, grazie Franci. Domande grazie non ce ne a voi. Sono, non ho visto mani innalzate. Allora vi saluto, vi auguro un buon weekend, un momento di riflessione in più, serve sempre a tutti, anche e soprattutto a noi stessi. Grazie per l'attenzione, ciao. Ciao, grazie.